si porti qua in aula al Senato attraverso un dibattito politico che possa portare anche alla votazione con un atto di indirizzo verso il governo sul tema degli atti del comitato tecnico scientifico che hanno ispirato i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono stati secretati. Noi vogliamo capire perché questi atti sono stati secretati. Vogliamo capire, indipendentemente, anche se da questo punto di vista bisognerebbe chiedere come abbia fatto il governo di fronte ad una sentenza del TAR del Lazio che dava la possibilità ai cittadini di poter accedere a quegli atti, di fare ricorso al Consiglio di Stato bloccando tutto fino almeno il 10 di settembre. Anche questo è un elemento assolutamente che noi non riusciamo a comprendere, non riusciamo a tollerare, ma indipendentemente da quella questione che avrà il suo sviluppo con la sentenza che farà il Consiglio di Stato, noi vogliamo capire. Ma il Parlamento, i senatori, gli onorevoli hanno il diritto di consultare quegli atti, sì o no? Abbiamo sentito, ricordo, un Presidente del Consiglio che proprio la scorsa estate amava dire che voleva parlamentarizzare tutto quello che accadeva in questo Paese. Ebbene, allora, che ci venga data la possibilità di consultare quegli atti. Non vogliamo fare fotocopie, non vogliamo andare in giro a portare, vogliamo che vengano consultati perché è giusto che i rappresentanti del popolo conoscano la verità su quanto è accaduto. Su questo punto abbiamo anche già mandato una lettera come gruppo alla Presidente Casellati per chiedere che si faccia portavoce, perché anche le istituzioni, essendo la seconda carica dello Stato, devono farsi portavoce di questo disagio forte che la popolazione e i rappresentanti del popolo stanno vivendo col fatto che non ci vengono dati quei verbali che hanno ispirato i famosi DPCM, che sono stati la base delle restrizioni delle libertà personali. E quindi a questo punto ci chiediamo, e questa è la grande occasione, dov'è finita la sinistra che amava a livello ideologico togliere i segreti di Stato? Dov'è quella sinistra? Dov'è il Movimento 5 Stelle che faceva della trasparenza la sua battaglia principale? Dov'è finito? Dove sono finiti quei valori del Movimento? E prima di chiudere, vi metto a conoscenza e metto a conoscenza di tutta l'aula una serie di accadimenti che sono successi e che destano molte perplessità. Primo, a gennaio dal Ministero della Salute esce un piano che prevede tre scenari, uno dei quali addirittura molto molto complicato per la popolazione. Proprio per questo motivo è uno scenario talmente disastroso che quel piano viene secretato. Primo episodio molto particolare. Secondo episodio, viene prorogato lo stato di emergenza con l'ultimo decreto che abbiamo portato qui in aula, che è stato votato, quando di emergenza in questo momento non ce n'è assolutamente traccia, solo per poter far conservare al Presidente del Consiglio Conte i suoi poteri speciali. Terza questione, la secretazione, quindi con il ricorso al Consiglio di Stato, degli atti, come dicevo, del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile che hanno ispirato i DPCM. Cosa c'è da nascondere? C'è qualche problema di protocolli sanitari, per caso? Oppure no? Quarto elemento, ciò che è successo ieri, il governo modifica le nomine riguardo la questione dei capi dei servizi segreti senza informare il Parlamento, senza che venga coinvolto il Comitato di Vigilanza, il COPASIR, in barba a tutti gli equilibri di poteri. Perché anche sui servizi segreti è una questione di equilibri di poteri tra maggioranza e opposizione. Stiamo attenti, colleghi, perché
c'è oggi un governo, c'è un'opposizione, domani questo tema ci sarà sempre un governo e ci sarà un'opposizione, almeno speriamo, a meno che non si stia andando verso la direzione della dittatura, questo ce lo auguriamo di sicuro, questo è chiaro. Anzi, illustri personaggi ed esperti hanno detto che la dittatura non arriva mai con un solo atto, ma con una serie di atti. Ve ne ho già citati quattro, almeno vi rendete conto di quello che succede. Ma oggi è meglio chiamarla, come la collega Cantù ha già lasciamolo parlare, per favore. Ha già detto in quest'aula, democratura o dittatura sanitaria, dittatura dei tecnici. Questi tecnici consigliavano il governo o ordinavano al governo? Noi questo lo vogliamo sapere. Perché vedete, magari noi ci sbagliamo, però tutti questi atti secretati, perdonateci, però legittimano il sospetto che abbiate qualcosa da nascondere. Se uno non ha nulla da nascondere, gli atti li rende assolutamente pubblici, a partire da un piano nazionale antipandemia di cui non conosciamo ancora i contenuti. Vogliamo vedere i contenuti, altro che stato d'emergenza. Vogliamo il piano antipandemia, lo vogliamo conoscere in Parlamento. Bene, quindi a questo punto avete una grande possibilità per dimostrarci che stiamo sbagliando e che non è vero che volete nascondere nulla. Votate a favore del calendario che proponiamo noi e giovedì pomeriggio siamo qua a discutere, magari in presenza del Presidente del Consiglio o del Ministro Speranza, di queste questioni. Così almeno faremo una volta chiarezza davanti agli italiani, perché vogliamo la verità. Grazie. Grazie.